episodio delle strade del gusto è un viaggio unico, perché ci porterà in dei luoghi geografici, ma ci porterà soprattutto dentro di noi. Con la Maserati raggiungeremo poi i miei colli piacentini e poi Milano. A Milano incontreremo le cuoche di Altatto, Sara, Cinzia e Caterina. Altatto è un luogo della cucina vegetale, un luogo di una Milano diversa. Con loro scopriremo come la cucina vegetale, che non è la cucina vegetariana o la cucina vegana, è un altro mondo, sa essere piacevole, goloso e anche comfort food. Siamo un viaggio unico, fatto di vini unici, di piatti unici e di un'esperienza diversa, quella della Milano vegetale. Nelle vigne di Milano. Guarda, io arrivando ho scoperto questo territorio e alla fine ti accorgi come ci siano interi pezzi d'Italia che non abbiamo scoperto, che non abbiamo raccontato, perché queste sono colline davvero affascinanti. Sì, per arrivare nelle vigne di Gianmaria alla fine da Milano ci vuole un'ora, e anche prendere un vino così vicino in un territorio così bello è importante per noi. Sì, ecco, secondo me questo è proprio un tema chiave, quello della vicinanza, dei luoghi, che ti porta anche a conoscere i posti da cui arriva il prodotto. E poi nella narrazione, anche con il cliente, quello diventa fondamentale. Cioè, tu hai visto da dove viene il vino. Sì, io me ne sono subito innamorata quando sono venuta a trovare Gianmaria, che ho conosciuto appunto nel nostro ristorante, come cliente in partenza, e poi appunto ci ha proposto i suoi vini, mi sono innamorata di questo territorio. Non vedo l'ora di incontrare Gianmaria, perché ormai me ne hai parlato, mi hai raccontato delle cose che inventi e soprattutto mi hai parlato di questi vini. Sì, che non solo è il produttore del Matto, il nostro vino, ma un amico soprattutto. Eccolo! Ehi. Ciao Gianmaria! Buongiorno! Buongiorno! Luca, ti presento finalmente Gianmaria. Ciao! Adesso Gianmaria ci devi raccontare esattamente dove siamo. Allora, siamo in Valtidone, al confine tra i Colli Piacentini e l'Oltrepò Pavese. Di quali vitigni stiamo parlando qui? Produciamo, la famiglia produce vini dai primi del Novecento e noi lavoriamo con i vitigni autoctoni. I vitigni sono Ortrugo, questo vitigno con un nome difficilissimo, e poi c'è la Barbera, la Bonarda e la Malvasia di Candia aromatica. Noi abbiamo iniziato a fare vini naturali, le vigne sono biologiche, il vino invece è naturale, che vuol dire che non usiamo nessuna chimica e diciamo sempre che entra l'uva ed esce il vino. E quindi sono vini bianchi, strutturati, che possono anche durare nel tempo, no? A volte quando uno dice vino naturale, ti dicono ma si può bere dopo un anno, non è instabile, non usate nulla. Invece è un'evoluzione più che un'instabilità. No, evolvono, durano, esatto. È anche un'emozione. Sara, che cosa ti ha affascinato nei vini di Gianmaria? Ma allora, sicuramente c'è una creatività che Gianmaria ha portato appunto nella creazione dei suoi vini, e poi appunto il discorso del naturale. Noi scegliamo solo i vini naturali perché, come diceva Gianmaria, entra l'uva e esce il vino, così un po' come nella cucina di Altatto, lasciare che no, il prodotto si esalti un po' da solo. E adesso con la nostra Maserati Grecale voglio andare nella cantina dove nasce il Matto. Andiamo. Andiamo. Rieccoci finalmente in cantina. È ora di assaggiare. Assolutamente no? Sì. Vorrei la storia di questo vino, la storia di Monferrina, ma anche ho letto su alcune scatole Mare Inferno. Sì, esatto, c'è questo. Di Gianmaria. Sì, sono le invenzioni appunto dei troppo creativi. No, l'azienda agricola storica si chiama Monferrina. Cioè, i vini sono un progetto Mare Inferno, il Matto è prodotto dall'azienda agricola Monferrina. Quindi il Matto non è lui. Siamo noi, perché poi alla fine è la fusione un po' tra Altatto e Gianmaria, perché
Gianmaria appunto ha questi vini della linea Marinferno e poi aveva questo vino che invece usciva un po' dai ranghi. E a me ha affascinato tantissimo e mi ha detto: questo è un vino per gli amici. Sì, l'idea era di avere anche dei vini che hanno poi delle etichette speciali, che erano un po' usciti dalla linea dei vini, quelli controllati, che fanno i passaggi che tu vuoi, eccetera, e quelli un po' più eccentrici, se fossero vini per gli amici, cioè imbottigliati ma poi venduti solo in cantina. Ma quindi il matto lo troviamo solo al tatto? Solo al tatto. E anche noi lo serviamo, come fa Gianmaria, in dei calici che non sono esattamente da vino bianco, anzi preferiamo il vino rosso e anche le temperature. Perché? Perché si sente l'evoluzione del vino, certo, nel calice, che cambia lungo la durata della cena tantissimo. Gianmaria, Sara dice un bianco, ma a vederlo sembra un orange. Beh, il colore ovviamente è stupendo e di fatto è un vino bianco, è un bianco macerato, nel senso che il vino rimane molti mesi a contatto con le bucce e da lì estrae il colore e tutta una serie di altri elementi, tra cui i tannini, che permettono un'evoluzione nel tempo e gli danno la struttura di un vino rosso, diciamo. Certo. Però volevamo proprio dare la sensazione della sua artigianalità e autenticità e soprattutto della sua unicità, perché questo vino, quando finirà, purtroppo sì, non ci sarà più proprio. Quante bottiglie ne sono state fatte? Se erano 700 bottiglie. E quante ce ne sono ancora? 200. 250, sì, una cosa del genere. Accidenti, cioè pensare che sta per finire. Sì, infatti io almeno 5 bottiglie me le tengo, perché voglio assaggiarlo più avanti negli anni. E visto che noi siamo contrari allo spreco, adesso prima di partire questa bottiglia la finiamo. Ah, certo. Tu non puoi che guidi. La deve finire lui. Vediamo, qualcuno si trova sempre. Piatto o anche un concetto di al tatto dalle vostre tre teste? Per quanto riguarda i piatti c'è proprio un rituale vero e proprio, perché è un processo creativo quotidiano, no? Se ci pensi. Quindi si parla con i produttori, come ti dicevo prima, si fanno dei calendari in cui si scrive, si tiene appeso sul muro tutto il tempo le verdure, gli ortaggi che verranno il mese dopo, per avere comunque continuamente stimolo e riflessione su quali sono gli ingredienti. E poi dall'ingrediente magari c'è chi dice: vorrei provare a farlo così, vorrei provarlo a farlo colà. E poi comunque diciamo che il processo non è immediato. E adesso stiamo entrando in Milano, dopo aver lasciato Gianmaria, dopo aver lasciato Colli Piacentini. Entriamo in una città che in qualche modo ci fa subito sentire la mancanza della terra, la mancanza del vento, la mancanza dei filari, dei profumi. Poi però quando ti immergi nella città, la città ti accoglie, ti fa dimenticare tutto. Io non so, ho sempre avuto la sensazione, quando soprattutto tornavo magari da dei lunghi periodi passati in spazi più naturali, che la città fosse bruttissima, cioè proprio brutta da vedere, no? La fortuna di una città come Milano però è poi di essere vicina al mare, vicina alla collina, vicina alla montagna, e quindi poi prendere qualcosa da tutti questi luoghi e portarlo in una chiave nuova dentro il tessuto urbano. Le strade del gusto prima di essere a Milano hanno fatto tappa a Firenze e a Roma e abbiamo trovato due città molto interessanti per il dialogo con i cuochi di cui abbiamo parlato. Abbiamo trovato anche due città prigioniere della tradizione, ecco, Milano, che ha sempre avuto un po' la fama di città dove si mangiava male, invece dal punto di vista gastronomico oggi mi sembra una città più libera. Che poi, se ci pensi, Luca, gli attori di questa rivoluzione culinaria nelle grandi città spesso arrivano da tutto il mondo. E forse è proprio nel contesto urbano che si sentono liberi di esprimere la propria cucina col retaggio però culturale dei loro luoghi di provenienza, e quindi si crea una cucina comunque estremamente contemporanea e moderna.
Io credo che la cucina italiana debba imparare dal design e dalla moda nel senso di farti sentire l'italianità, non di fartela subire. Pensa a quest'auto, con i suoi particolari, con i dettagli, con l'attenzione. È stile italiano, ma è stile italiano che non è rimasto uguale a se stesso, perché ovviamente le automobili hanno subito un'evoluzione pazzesca e Maserati l'ha subito come tutti gli altri marchi, perché alla fine è rimasta all'avanguardia, ha trasformato la tradizione in innovazione con il filo dello stile italiano. Ecco, quest'auto ti fa sentire in un luogo italiano, ma in un luogo italiano contemporaneo. Questi luoghi esprimono la contemporaneità di una città come Milano ed è la stessa contemporaneità che ritrovo nella cucina del Tatto, la stessa contemporaneità che mi ha fatto innamorare del vostro lavoro. Brace, vegetali, muschio, consistenze, gesso, tatto, mandorla, materia, pane, schiscetta, valigia, libertà, Milano, cera d'api, manetto, topinambur, legame, amicizia, oggetti di culto, sintonia. Eccoci finalmente al Tatto e soprattutto eccoci finalmente con tutte e tre insieme. Siamo in una zona diversa dal solito, in una Milano particolare. Dove ci troviamo? Siamo a Greco, in via Comune Antico, è un quartiere a nord di Milano. Siamo staccati dal centro, infatti spesso i nostri clienti vengono apposta e tanti spesso non conoscono questa zona, arrivano e ci dicono: ah, non ero mai venuto qui, che bello. Però non siamo lontanissimi dal centro, ma la cosa bella è che il Tatto lo si sceglie. Sì. Un po' come l'avessi scelto voi. Perché... non è casuale essere qui, non è casuale essere qui con questo concept, non è casuale il tipo di cucina che fate, cioè il vostro percorso, che è iniziato in modo particolare, perché poi vi siete incontrate tutte in una cucina. Sì, sì, ci siamo incontrate 10 anni fa a Gioia, da Pietro Lehmann, e poi quando io e Cinzia, insieme a Giulia, abbiamo aperto al Tatto, dopo circa 4-5 anni dall'apertura, insomma, la prima assunta, come promesso, è stata Kate. E quindi si è ricreato appunto il gruppo di allora. La scelta, la decisione di fare cucina vegetale, credo che sia quasi una porta che si apre su una realtà parallela della cucina. E quindi è bello che voi avete scelto questo anche per una visione più etica, però in realtà quando ci si siede al vostro tavolo ci si accorge che al di là dell'etica e della sostenibilità è una cucina buona, piacevole, divertente. Quali sono i piatti che vi piacciono di più del vostro menù? Questa è una domanda veramente complessa, perché insomma sono piatti che abbiamo creato insieme, che sono nati anche da dei viaggi che abbiamo fatto insieme. Probabilmente più che qual è il nostro preferito, forse posso dirti qual è quello a cui sono particolarmente affezionata, che è quello con cui abbiamo aperto il primo camino, che abbiamo ideato dopo un viaggio che abbiamo fatto a Tel Aviv. Perché ogni anno per il compleanno di Cinzia faccio un viaggio studio tutti insieme, ed è una cosa molto piacevole che però ci dà tantissimi spunti. E poi i risotti, secondo me anche quello è uno dei nostri must, Cinzia è la regina dei risotti assoluta. Bella questa cosa dei viaggi, ma l'ultimo dove l'avete fatto? Ogni anno ad Altatto organizziamo io e Cinzia un viaggio dove appunto andiamo a sperimentare un po' di cucina, non necessariamente ristoranti stellati, ma mete che ci interessano. Per esempio Parigi, mercati, piuttosto che siamo state in Thailandia un anno, a Tel Aviv, in Giappone. Quindi cerchiamo sempre di trovare un momento per divertirci anche noi seduti a tavola, per poi divertire gli altri quando vengono a trovarci, quindi prendere anche un po' di ispirazione. Quindi in qualche modo è anche un momento creativo, un momento di confronto. Assolutamente sì, cioè un momento comunque di lavoro, però la parte bella del nostro lavoro, quella divertente. E questo lo ritrovo un po' in tutte e tre,
cioè in un approccio che avete al lavoro, ma che avete anche al modo in cui lo raccontate. Ed è anche, secondo me, una scelta che è stata resa possibile dal fatto che la vostra modalità di lavoro è una modalità che non prevede uno chef, dei sous chef, ma sono tre persone che lavorano in team, che si dividono i compiti e che hanno la capacità di alternarsi. Sì, esatto, sì. Siamo tutti interscambiabili. Cioè, soprattutto noi tre possiamo essere in sala, in cucina. O al lavaggio dei piatti. O al lavaggio dei piatti. Capito. Voi, secondo me, avete la particolarità, quando si entra qui e ci si siede ai vostri tavoli, di far trovare un momento di straordinario nel quotidiano. Perché la sensazione di creatività che si trova nella vostra cucina, che si trova in questo luogo, lo rende un po' un'oasi. E la creatività poi è ovunque. Cominciamo da questo tavolo e cominciamo da questi bicchieri, ma soprattutto chi di voi tre ci racconta la storia di questo? Allora, lui nasce per il secondo lockdown. Non consegnavamo piatti pronti, ma consegnavamo un kit e ognuno poi si preparava a casa un piatto del ristorante. Quindi eliminiamo il packaging, facciamo i tiffin e li facciamo a vuoto a rendere. E questo è un materiale in cui potevi consegnare, scaldare e mangiare. Quindi alla fine anche a livello di utilizzo di stoviglie, cioè andava a semplificare tantissimo, forse in una fase in cui le persone erano veramente stanche invece di trasformarsi in cuochi. Sì, secondo lockdown più che cucinare erano stanche. Comunque si volevano nutrirsi. Esatto. E alla parola, al capitolo creatività, oltre alla schiscetta, dobbiamo aggiungere questi bicchieri. Allora, i bicchieri sono, come tanti dei progetti dentro al tatto, frutto di un incontro. L'incontro con i ragazzi di 6AM. E da lì, appunto, diciamo che il vetro era l'unica parte su cui non avevamo un tocco artigianale che comunque contraddistingue il nostro lavoro. Quindi sia nei colori che nel disegno ci voleva essere proprio un legame, no? Con questo spazio, con questo luogo. Però proprio anche l'artigianalità nel tocco e anche se guardi l'imperfezione così com'è nei nostri piatti, nel muro in terra cruda, cioè diciamo che questo piccolissimo spazio racchiude tantissime storie di amicizia e collaborazione con altri professionisti. Questo concetto dell'imperfezione che è venuto fuori è fondamentale, perché poi nella vita, nei rapporti, ci innamoriamo di un'imperfezione, non ci innamoriamo mai della perfezione. Eccoci, siamo arrivati alla fine di questo viaggio e siamo nella cucina del Tatto. Ci siamo portati un po' di ricordi in questo viaggio, vediamo lì in primo piano il nostro matto e quindi eccoci qua. Cinzia, cosa andiamo a fare? Quindi andiamo a preparare il risotto al topinambur, versiamo l'olio e andiamo a tostare il riso. Però questo risotto è un risotto in stile al tatto, vero Sara? Ci sono un po' di variazioni sul tema. Sì, allora questo è un riso che è nato dalla necessità, come ti raccontavo a volte, di trovare delle alternative. E quindi questo sarà un risotto tutto vegetale, con un formaggio di mandorle che facciamo noi in cucina al posto del parmigiano. La parte grassa sarà data invece dalla frutta secca. Qui abbiamo della nocciola e della mandorla. Per lucidarlo invece adoperiamo una punta di burro di cacao. E questa è la mantecatura appunto sostitutiva a quella tradizionale, che poi verrà invece impiattato con una glassa di topinambur, porro tostato e sbriciolato in polvere e noci tostate. Eravamo in cucina, volevamo ricreare una glassa che ricordasse un fondo di carne e siamo riusciti grazie a un po' un colpo di fortuna. In quel periodo stavamo preparando la pera cotogna e abbiamo pensato di mettere gli scarti della pera cotogna nel nostro fondo e trovare così la consistenza perfetta. E adesso torniamo da Cinzia perché c'è qualcosa da fare subito. Esatto. Ora andiamo a sfumare il risotto con il matto che avete portato voi. Quindi andiamo a sfumare con lo stesso vino che poi sarà abbinato al piatto. Quindi si rincontreranno a tavola durante la degustazione del cliente. Anche questo è proprio
è bello un viaggio di stimoli continui, di incontri, di menù pensato, di niente lasciato al caso. Allora, eccoci col riso pronto, lo andiamo a mantecare con la nostra cagliata di mandorle. La nostra mantecatura vegetale. Crema di mandorle, crema di nocciole. Aggiungiamo un goccino di acqua. Eccoci. Ok, andiamo a impiattare. Vedi che bella consistenza. Certo. Il burro di cacao lo rende appunto così lucido. Lucido. Sì, per il riso è molto importante perché le tonalità di opaco sembrano spegnere certe volte, di conseguenza poi spengono anche la sensazione di gusto. Invece qui abbiamo un piatto che è esteticamente perfetto, unito anche al piatto che lo ospita. È pronto. E adesso non ci resta che assaggiarlo, anzi, se posso permettermi una richiesta... Proviamo l'abbinamento. Esatto, proviamo dai, l'abbinamento dai, con il manto. Vai. Al tatto, grazie per questa avventura. Grazie, ragazzi. A te. Grazie Luca, a presto. A prestissimo. Ci. Buon viaggio.